Dopo l'illustrazione agli ordini professionali, anche la città inizia a conoscere le scelte dell'amministrazione comunale sul nuovo piano regolatore. Lo strumento urbanistico, nella sua formulazione di massima, è stato presentato nella sede del Marine Center dal sindaco Massimo Seri, dall'assessore all'urbanistica Cristian Fanesi e dai tecnici progettisti. Tantissime le persone presenti. Questo che presentiamo oggi è frutto di un lavoro di diversi anni. Abbiamo iniziato partendo dal fatto che il PRG attuale vigente è esagerato nelle dimensioni, nelle previsioni e forse non è stato attuato neppure per una minima parte. E allora abbiamo deciso di studiare meglio la nostra città partendo dalla realizzazione di un piano strategico che l'abbiamo chiamato Fano 2030, Orizzonte Fano 2030, un piano strategico che abbiamo fatto sia studiando i dati della città, le eccellenze, le lacune e le cose che potevamo migliorare, sia ascoltando tantissimi stakeholder, rappresentanti di associazioni, del terzo settore, di professionisti che ci hanno dato una mano per focalizzare qual è l'obiettivo di Fano nei prossimi anni. Da questo è partito poi un lavoro più preciso fatto da Matt Engineering, dal professor Stanghellini e da Dream, che si sono unite e hanno vinto l'appalto che il Comune di Fano ha indetto per realizzare il nuovo piano regolatore della città. Un insieme di norme tecniche, di mappe, di studi e appunto di previsioni che abbiamo sviluppato in questi anni e che crediamo possano proporre una visione di Fano nel futuro diversa dall'attuale, molto più centrata sugli obiettivi e le qualità della nostra città. Molti sono gli aspetti trattati dal piano regolatore, sia in senso culturale che sociale che economico, dati che poi si traducono in norme e in scelte che riguardano le diverse vocazioni della città, come ha sottolineato Fanesi, dal mare alla campagna. Fano in fondo è una città molto legata ovviamente al mare, è una città che si trova in una vastissima e fertilissima pianura in fondo al fiume Metauro, è una città che ha tante infrastrutture oltre che viarie anche energetiche e quindi sicuramente rappresenta un'eccellenza, ha una zona industriale fantastica e in più intorno al mondo dell'oil and gas che è nato tanti anni fa con Snam Progetti si è sviluppato un indotto veramente un'eccellenza a livello nazionale. Fano potrebbe essere ancora di più una città turistica se riusciremo ad attrarre gli investimenti privati che servono anche per realizzare nuovi hotel oppure nuove zone di espansione turistica e per fare questo abbiamo bisogno di scelte importanti come ad esempio per me l'arretramento della ferrovia. Pensate cosa potrebbe essere il lungomare di Torrette, Metauriglia, Ponte Sasso senza la ferrovia che l'attraversa e potremmo riutilizzare quel sedime per appunto dedicare a spazi pubblici quelle zone. Partendo dallo spostamento della ferrovia, Fanesi ha annunciato altre previsioni che riguardano soprattutto la sicurezza e la vivibilità della città, una città che dovrebbe essere ancora più bella e confortevole, con piazze, parchi e impianti sportivi in ogni quartiere e una mobilità più razionale. Lo spostamento della strada statale 16 a sud del Metauro, arretrandola vicino all'autostrada, sono tutte possibilità che potrebbero far emergere, se pianificate bene, anche investimenti importanti. In più il Comune ci mette del proprio, perché l'investimento anche pubblico, di soldi pubblici nella riqualificazione del waterfront, sia di Fano Centro che di Fano Sud, sicuramente riusciranno, io mi auguro, ad attirare investimenti di qualità sia a sud che a Fano Centro per appunto migliorare l'offerta turistica. Una delle previsioni è quella di espandere il centro storico verso il porto da una parte e verso la stazione dall'altra, creare un asse di servizi dalla zona sportiva Trave al nuovo parco urbano, passando per il cimitero, i licei, la caserma, l'ospedale, lo stadio, l'aeroporto e per estensione arrivando dall'Arzilla al Metauro. Un asse trasversale connettivo dei maggiori servizi pubblici da far emergere e valorizzare con un progetto di suolo che favorisca la percezione di un unicum e ne renda piacevole, sicuro ed accessibile il percorso. Tanto altro ancora emergerà nei prossimi incontri programmati nei quartieri, dove verranno prese in esame specifiche richieste e previsioni.